Buonasera, buonasera, buonasera. Come va? Come va? Stasera facciamo una live molto molto breve e veloce. Facciamo due missioncine giusto così per catturare qualcosa che manca. Così. Allora. Iniziamo dalla missione delle fiammelle. Una delle più veloci. Allora, andiamo a parlare qua da Spira. Ah, perché non si sente? Aspetta. Ecco perché non si sentiva. Ma è incredibile! E qual è l'ora? Ah, nel buio della notte. Ah, va bene, andiamo nel buio della notte. Ah, le rovine brumose sono... La mappa dopo. Yes. Allora, andiamo qui all'acquitrino vermiglio. Campo diamante. Allora. Diamo il segnalino. Così non sbagliamo. Alfa c'è? Un altro paras, che palle sti paras. Scemi di Dark Cry. Allora, scemi di Dark Cry si prendono con i salvataggi di spada e scudo e di BSP. E il professore ti sblocca delle missioni. Due. Una per scemi e una per Dark Cry. Se non c'hai fretta, appena me li sblocco, te li passo. Si blocca con le missioni. Cioè, più che altro con i salvataggi, più che altro con le missioni. La salviamo qua. Ah, è vero che è tutta di notte. Che pirla. Vabbè, torniamo indietro. C'ha anche ragione. Cioè, se non hai... Sì, quello lì lo puoi prendere. Dovrebbe essere Shei. No, Dark Cry, BDSP, Shaymin. Spada e scudo. Se riesci a recuperare uno spada o uno scudo. E farti una giocatina così veloce veloce, almeno da riuscire a prenderti il salvataggio e prenderti anche Shaymin. Ecco qua il primo dei due che prenderemo oggi. Cosa pensi di me? Sei una tipa strana, non saprei, non saprei.
Ah, era lei l'ultima fiammella allora. Ah. L'ultima fiammella. Speriamo l'ultima fiammella. Tu, Mimlo, sei riuscito a prendere le fiammelle e le poesie? Presenza di uno strano Pokémon. Nel Gastly. Eccolo lì, amico Fritz. Ciao Miki, sì, viva la figa. No, no, no. È bastardo. Olè. Abbiamo catturato il primo dei due. Andiamo a vedere le statistiche di sto coso. No, qua. Comunque, quasi completo anche il Living Dex, eh. Siamo lì, dopo ti faccio vedere. Allora, dove è finito Spiritomb? Eccolo qua, Spiritomb. A 60. Farmone di. Fa caccare perché c'ha più difesa speciale che meno attacco. Però vabbè. L'importante è che abbiamo sbloccato, così si farma anche questo shiny. L'importante era questo. Allora, e va messo qua. Ok. Cioè, per dirti, guarda come sono messo. Stasera mi metto un po' e quei 10k li faccio tra stasera e domani. Bentornato Mimmo, bentornato. Si è messi abbastanza bene. Quelli che c'ho li sto facendo fuori, eh. Piano piano. Al villaggio. Io sto solamente aspettando il momento in cui si possa farmare abbastanza soldi, così compro un po' di cose. Tra l'altro, ho comprato qua dagli NPC della Ginkgo Famiris, il frigo, il tagliaerba di Rotom. Quindi, piano piano stiamo facendo anche quelli. Allora. Mettiamo giù. Doppi ceti. Ora, per la missione di Manafi, che è la seguente. Questa qua. Ci servono tre Pokémon, di cui due sono sicuro. Quali sono, quali siano. Gli altri due sono un po' titubanti perché non ho ben capito. Quindi li prendiamo tutti e quattro e basta. Mettiamoli qua. Anzi, poi oggi Miki ho trovato anche questo andando in giro a far finire il Pokédex. Così, dal nulla. E non l'ho sentito, ma meno male che l'ho visto. Allora, innanzitutto, dimmi. No, quello no, qua no. Non so da te, ma qua no. Quanti shiny? Attualmente sono a 4? Sì, 1. No, 3. No, 4, 4, 4, sì, 4. Questi 4 qua.
Sei la Madonna. Succare male anche. Allora, il primo è questo, il Pokémon. Il secondo è questo. Il terzo è uno tra. Succare, tra l'altro, guarda quanti alfa c'ho. Aspetta, dov'è? Uno, questi. Poi manca l'amico Fritz qua, Rowlet e un qualcun altro. Poi il Dex è finito. Il grosso. Poi sono tutti leggendari e compagnia, però. In che senso? Ah, gli alfa. No, gli alfa sto facendo un Dex a parte perché ho visto che sono 9 box. Sono 9 box i Pokémon normali, quindi dato che ne ho, quanti cazzo ne ho? 32? Sì, no, 31 ci stiamo dentro, anche con gli alfa. Forse anche gli shiny potremmo metterci, ma non sono sicuro se ci stanno, fare un paio di conti. E gli altri due sono lui e lui. Non mi ricordo qual è quello corretto, quindi li porto tutti e due. E pace. Poi abbiamo Electro, giusto per fare danno, e Goodra. E poi andiamo. Allora, dobbiamo andare di là, all'altra base. E dobbiamo parlare con qualcuno. Oh, mi sbaglio. No, dobbiamo parlare con il professore, allora? E allora non mi ricordo. Sì, è il breeding, vero? A me, neanche a me, però quando si triggerano droppano un po' di roba. Ora, non mi ricordo come si faceva la missione. Allora. Qua non devi parlare con nessuno. Dimmi. Senza spoiler, ma dimmi, dai, ti ascolto. Sì, il libro di Canalipoli, non devo rimettere dentro BDSP. Dammi un input. Grazie. Ho raccolto un po' di materiali. Ah, ai tempi lontani, Mario orientale c'era un po' conosciuto come il principe. Ok. È un Quillfish. Ok, quindi non è un Quillfish, ma un Overquill perché dai grossi aculei. Ok, riconobbe il valore dell'essere umano e si unirono a lui. Il gruppo salpò su una barca al tramonto, varcando i cancelli del mare che si mette. I cancelli del mare. I cancelli del mare. Che sono le i due cosi di Pinsir che ce l'ha? Magari. L'unica cosa che mi viene in mente. Cavità marina? Non c'è niente che si chiama cavità marina, ok, no. Allora, i cancelli del mare, non vedo nient'altro, cioè, se tu guardi non c'è niente
che sembra un cancello, parte questi due cosi qua. O sicuro del quillfish, cioè dell'overquill, perché l'unica cosa che mi viene in mente è un quillfish con gli aculei grossi, un overquill. Ah, non mi pare di aver letto qua niente che si chiama cavità. Qua non c'è nessuna cavità. C'è la grotta qui. Ah no, ah, cavità marina. Ah, c'era scritto. Ah, ok. C'era il barbatrucco. E che cazzo ne so. Quindi devo andare qua in mezzo. E non succede niente. Andiamo di là. Ma qua c'è un Gyarados. Gyarados Alpha. Facciamo, dov'è qua? Già che siamo in ballo. Che livello è? 58. Facciamolo dopo. Allora, fulmine. Questo fa male, Kezzo. Allora, così, così. Abbiamo sempre la prospettiva sto gioco. Vabbè, diciamogli, questo mi tira giù. 100-100 che mi tira giù. Vabbè, mi serviva Electrode, però vabbè. Ma non compare, tranquillo che non compare. Così poco. Dai, dai, assi, ma che culo. Vabbè, proviamo a lanciare un'altra ball. Che oggi in 8 ore me ne sono uscite due, giusto per dirti. Palle sto Gyarados. Cazzo che male, oh, niente, niente, usciamo dalla lotta. Porca puttana, anzi, facciamo una bella lotta. Quanti attacchi fa? È assiderato di nuovo. Niente, vaffanculo, Gyarados. Posso recuperarli? Grazie. Dov'è l'altro? Esatto, Alfa su care. Questo però no. Salta su. E dai. Grazie. Questo mi serve. No, non faccio come Blaine. Mi dispiace, Mimlord. Non faccio come Blaine. Che non ho ancora ben capito come cazzo funziona quel meccanismo, l'ho spiegato anche Michele, ma l'ho provato un botto e mi è uscito solamente un upside attualmente, quindi quel metodo lì su care, anche pesante. Ah, un Tentacruel. Esatto, come il mio Votim, è uscito più full odd che cercandolo. Quindi, è bello che le pagine 10 ce le ho. Non è che non ce le ho. Non sono maxate, cioè non sono. Ah, beh, pure. Non sono completate al 100%, però.
Fammi salvare, visto che sono mezzo morto qua. Oh, non dirmi che devo entrare solamente con questi tre. Che palle. Gesù, che... io non dico nulla, e allora è così. Tra l'altro mi sa che anche devo mettere anche in ordine, quindi un Mantyke, poi un Weasel e poi un Overquill. Tra l'altro. Sì, la caverna delle merdaviglie, ma... Poi... Questo... Qua. Facciamo una bella cosa, riposiamoci così, curiamo. Poi, allora, così, poi, arena della lava. Così. Poi, mettiamo il segnalino qua. E andiamo. Ah, che palle anche questa cosa! Che si incastra qua, Gesù! Cioè, non ha senso, non, cioè, non puoi passare perché c'è l'arena del Pokémon. Ma che cazzo? Riproviamo questa cosa, rimettiamo in ordine. Allora, dov'è? Sono in ordine? No, bene, non sono in ordine. Usciamo e rientriamo. Rientriamo per l'ennesima volta. No? Niente. Ok. Allora facciamola così. Andiamo. Io ti consiglio solo una cosa, dimmi. Quando ti blocchi... E infatti quello che sto andando a fare. Sono di qua adesso. Al tramonto, è vero, al tramonto. Bravo. No, eh no, Mimlord, non siamo così cattivi noi che andiamo a cercare le cose, dai. No, così no. Riposa fino alla sera. Ok. E qua che adesso non so, perché tramonto è questo. Però altre volte dicevano che il tramonto era la notte, quindi vai a capire. Proviamo, se non è così è la notte. Eccolo. C'era il barbatrucco. Andiamo. Figa! Esatto, è milanese, milanese. Grazie. È full vita, sono full vita infatti. Ah, full vita mia! Posto, già che mi dici così.
Ah, pure Trefione. Ok. Ah, mica proprio così. Ok, va bene, allora. Cambia questo. Ah! Ok. Porca puttana non... vaffanculo. Gesù. Dov'è? Via. Andiamo di mazzate. Ah, non si può. Esatto. Ma guarda che anche ieri è uscito quando ho fatto i leggendari. Porca troia. Dialga mi stava stuprando, ma male. Ma proprio male, male, male. L'ho dovuto fare 4 volte. Sì, 4. Alla quarta sono riuscito a farlo. Visto, lo so. Culo. Esatto, con i Souls si è abituato. Oh, ma non entra? Vabbè, facciamola così allora. Ma visto che... Ma queste erano solo bolle, immagino. Una prova. No, c'è anche dolore. Allora, se io faccio così... Perché sono mezzo morto? Ma che cazzo? Salvo fuori adesso, non salvo ai cosi. Direi. Esatto, più o meno così. Poi da... Non so se questa fare come ultima live o l'ultimo boss farlo come ultima live. Che così mi metto sotto col farming, con le missioni. Mi mancano solamente quelle che sono... devo ancora prendere. Perché mi ha salvato qua? Che palle, non l'ho salvato prima! Oddio, sì, mi mancano i 3 nani volanti. Mi manca l'ultimo. Anche dopo ti sblocca. E poi mi mancano i 4 erranti. Il Pokédex siamo lì, almeno al livello 10. Poi livello 100% è un altro discorso, però. È un altro paio di maniche. E no, dicevo. Non so se fare live per gli altri Pokémon. E ci sono. Allora, li mettiamo qua. Poi questo lo mettiamo qua. Vediamo se c'è un, scusami, un briso alfa. Ce l'ho. Quello è al 20. Quello è al 2. Che questo non è un alfa perché sta qua sto coso. Non ne ho altri. E vabbè, ci teniamo questi 3. Allora, risalviamo. Domanda, le sfere orbe qua funzionano o è meglio evitare di usarle per non sprecarle? A posto, niente. Ah, ti vedo appena entri, a posto allora, va bene, va bene, va bene. Allora, così, poi creiamo un paio di Ultra Ball. 17, facciamo 13.
Andiamo. Ma avete visto il metodo per non usare basculi di gioco di Barella? Bisogna provarlo. È una figata. Sì, stupido, però funziona. Cioè, volendo potresti anche andare out of bounds. Così. Teoricamente. Ah, qua salviamo. C'è attivo, sì. Andiamo a provare, eh. Allora, quando hanno lo scudo non devo attaccarli, ok. Così niente. Dove va la fiaccolo qua? Ah, questo è un fione. Sì, vabbè, altro. Vabbè, niente. Non ho avuto tempo di fare niente. Domanda, ma se gli lancio la sticky ball, si toglie lo scudo? Non si toglie? Che se si toglie prendo le gicocche, così non spreco queste. No, no, non penso di prendere, non c'ho tempo neanche di cacare tra poco. Non penso di fare altro, altro in live da solo. Per un po'. No, ho sbagliato, sto lanciando le Ultra Ball, ma porca puttana. Buona sono. Arrivo subito, intanto che carico. Ok, bisogna riprovarci, dai, dai. Comunque, sono arrivato quasi a 100 ore di gioco. E mi sa che non dico di arrivare a 150, ma quasi, di questo passo. Anche di più, probabilmente. Mi sta piacendo molto come gioco. Allora, così. Così. Vieni qua. Ma vaffanculo. Perché mi cambia l'oggetto? Ah, fine così. No, e fione? Ah, ok.
E vaffanculo, eh. Andatene a fa... che cazzo. Ah, possono anche respawnare, ok. Vabbè, niente, me la fuggo allora. Che buco di culo! Ho perso un sacco di sticky orb e di ultra ball, però... Andiamo a parlare al professore, va? Chi che me le ripaga ste cose adesso? Maledetto. Non so, che missione possiamo fare adesso? Sì, già fatto, già fatto. Catturato quando eri appena entrato in live. Dimmi. Segui le lastre. In che senso segui le lastre? Devo fare quelle delle lastre? Sono lunghissime fare quello delle lastre. Ci ho letto un paio di cosine, porca puttana. Cioè, inizi, ho capito. Cioè, mi manca una paio di poesie, mi pare. Sì. No, tre me ne mancano. Le lastre me le faccio con calma. Cioè, le lastre sono l'ultima cosa che farò. Molto probabilmente. Anzi, va, facciamo una bella cosa. Andiamo, torniamo al villaggio e parliamo con il professore, che non ho ancora parlato. Perché uno? No, non mi ha contato il fione. Pezzo di schifo. Vabbè, rifarò. Vabbè. Ah, è fuggito. Ah, pezzo di schifo. Vabbè, me lo catturerò offscreen. Comunque, 10.000 punti. 10.000 punti mancano, eh. Allora, andiamo a parlare di là. Ah, poi per sbaglio ho parlato con Perula e mi ha fatto la notta e mi ha dato lo sfera, lo splendisferoide. Decisamente non ufficio la scuola. No, non mi sono divertito. Palle, sempre in mezzo là, sempre in mezzo sto qua, oh, mi stampo sul cazzo. Sì, no, no, anche a me, eh. È sempre lì nel momento giusto. Quindi, anche a me... Ah, pure, è un'altra missione. E non volevo fare la missione. Andiamo a parlare prima, prendiamo un po' di missioni, poi andiamo a parlare con Metello. Ma Ciccio, questi qua non mi devi dare i Pokémon. Ah, ecco. Ah, sì. Grazie. Questo ce l'abbiamo già. E questo mi serviva. A posto.
Oh, questi qua mi mancavano di sì. Ah, poi mica ho fatto un paio di conti, tipo su quanti soldi servono per ampliare al massimo il borsello. Dei numeri allucinanti sono. Ah, questo sarà Darkrai. Vediamo se c'è la missione. Sì. Veloce, ok. La dobbiamo fare. Dici di farla adesso o facciamo altro? Che dici? Va bene, queste missioni mi stanno sulle palle di trovare la tizia che è scappata, che è scomparsa. Ah, andiamo a parlare con questo coso qua. Ah, ma è lui? Esatto. Ma è lui? È lui o non è lui? Ma certo che è lui. Esatto. No, lui si chiama Albisio, Albisio. Voglio affrontare Lucario. Il problema è che se mi servono le di sfere slimose, devo prendermi la ricetta che costa ben 25. Quanto costa? 20? 20. Vabbè, facciamola. Quante traballo? 25. Queste quante possiamo fare? 36. Ma sì. Ah, dove dobbiamo andare a fare Darkrai? Dobbiamo andare. Ma Shaymin, che missione era? Vago ricordo. Ah, mi sa quella prima. Cerrim. Sì, quella prima, la 92 o la 91, una di quelle due era. Prendiamo i Pokémon giusti. Questi li appoggiamo temporaneamente qua. Ah, giusto, me ne serve uno in squadra. Io sono pirla. Qua, poi. Questi due qua. Ah, poi ho preso, mi sono riuscito a far scambiare questo Piplup che è da evento che c'era in Giappone. Così, giusto per averlo. Allora, così. Sculati Giappo, molto sculati. Oh, che palle. Sculatissimi Giappo. C'hanno sempre robe noi.
se lo vuoi anche tu, te lo passo, cioè non è un problema. Ah, cazzo, c'è la base di qui. Guarda, questa è in montagna, sì. Allora, andare là. Qua c'è carne, va in alfa. C'è Bronzong. Alfa. Ah, io non ho salvato, vabbè. Bellino lui. Ah, così. No, grazie. Ah, pezzo di infame. Ah, è là dietro, ok. Non mi hai visto. Non mi hai visto tanto. Ah, sono più furboni. Facile, facile, proprio così. Pensavo chissà che cosa, e invece. A sto punto facciamo anche Shaymin. Se sei veloce così, facciamo subito. Oh, ecco Dio. Odio che. Ah, sì, sarebbe stato bello se fossero stati tutti come. Non per forza i regali, ma anche. Cioè, è un leggendario. Dagli. Fagli una. Lanciargli delle sfere Zen, giusto per far scena come di Alghe Palkia. Non dico tanto, eh. Altri. Esatto, in una grottina, giusto per dire. È leggendario, evviva! Altri punticini che si aggiungono per il mio Pokédex. Shaymin. Che c'è? Mantaik. Mi serve. I ringraziamenti è qua. Andiamo. Basaltura. Vuoi vedere che è sbagliato? Esattamente, sapevo che era sbagliato. La cosa fastidiosa è che ogni volta che ti avvicini a qualcosa esce gli Sneasels. Fastidiosissimo. Ah, sì, dietro di là. Una gracidea. Cioè, diciamo, se. Ho capito dove devo andare adesso. Questo ha più senso.
Questo boss ha più senso. C'ha il suo campetto qua dietro. Anche qua sti pezzi. Dai. Coso, porco spino fiorellino. Eccolo qua il porco. Minchia, in mezzo. Madonna, com'è passato. Arrivo subito. Rieccomi. Allora, dicevamo. Sto porco spino assatanato. Vieni qua, vieni qua. Dov'è? Madonna. Dov'è finito Shaymin? Dimmi che è scappato. È scappato. No. Scappato veramente. Vabbè, resettiamo per l'ennesima volta. Ah, vabbè, ormai è troppo tardi. Ormai resetto. Si fa prima così, tanto l'ho salvato. Dobbiamo rivederci un paio di cutscene, ma va bene anche così.
Oh merda. Oh merda, non avevo salvato. Vabbè, niente, si rifà tutto da capo. GG. Non avevo salvato dopo Dark Cry. Quindi siamo ancora qua. Quindi è un pochino più lunga la live. Vabbè, niente. Vi farò off-screen che tanto abbiamo capito come sono. Allora, ora dov'è? Vieni qua, Manaki, che mi hai rotto già la minchia. Allora, no. Questo. Vai. Vabbè, niente. Rifacciamo. Madonna. Solo un pirla. Oggi proprio non ne azzecco una. Vediamo se adesso riusciamo a fare qualcosa. No, mettiamoci già la sfera cosa. Così, poi. Uno. Due. Ah, che male. Ma vaffanculo. Dai, non si vede niente, ma porca puttana sta telecamera. Prima era andata benissimo. Sì, un po' solti, sì, un pochino, giusto un cicinin. Mi ha irritato un pochino. Ho capito la tecnica. Il problema è che fa cacare il gioco. La telecamera si sminchia da sola, manco lo tocco. Allora, così. Inizia 1 e 2 e 3. Ok. Si può restare dall'altro lato così. Ok, poi. Tu stai. Dove va? Dove va? E vai! Gesù! Mira va a farsi fottere, va bene. Dai. Vaffanculo così, dai, su.
Via, via, via da sto posto. Via, 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 tanto vi ha preso il fione. Minchia, che male. Via, 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 via. Subito. Fucci, fucci, fucci. Togliamo un attimo il segnalino. Ok. Vado dal professore. Parliamo col professore. Sì. La leggenda del Mario. Sì, sì, sì. Questi quanti? Ah, uno si cattura, ok. Torniamo al villaggio, che catturiamo Darkrai. E andiamo a catturare anche Shaymin. Miki, poi consigli su cosa fare? O chiudiamo qua? Se hai consigli su missioni o cose da fare? In che senso vedi quanto ti manca? Le prime due lastre non so come si possano prendere. Beh, se... Ah, ok, quella lì. Ci ho detto prima, possiamo skippare tutto. Sì, ti aiuto, sì, sì. Ok, allora. Noti qua. Ma ci vuole tanto tanto per prendere le prime due lastre? O è una cosa abbastanza veloce? Allora facciamo così, dai. Cerchiamo. Vediamo quanto facciamo. Quanto ci mettiamo con queste due missioni. E se si fa le 6:30. Chiudo e piuttosto la lascio. La lascio per una prossima live, magari. Se no me la faccio da solo. E piuttosto registro solo lo screen. Perché il problema sai qual è? Che mi sta piacendo troppo, quindi non riesco ad aspettare. Missioni le prendiamo poi. Allora, quanti sfere riscose? Due. Dobbiamo farne altre. Allora, queste 4. Queste 36. Ok. Andiamo a catturare quei due là e poi vediamo. Ma la squadra? Che la squadra l'ha cambiata. Vediamo Pokémon che resistono a coso. A Darkrai. E salviamo, soprattutto.
eravamo rimasti qua. Più o meno, eh. Sì, ma non ho capito una cosa. Hai visto anche tu che è scomparso mentre aveva la sfera addosso? Ma dov'è che si è nascosto? Aspetta, facciamo fuori sto coso. E può scappare, qual è il problema? Io meno male che ho salvato. Fammi chiudere e riaprire adesso, sono sicuro che ho salvato. A questo punto gli lancio un Pokémon addosso. È per il culo che può scappare. Fammi vedere se può scappare. Appunto, sì. Attenzione, se la cattura non va a buon fine, il Pokémon scomparirà, ma tornerà dopo qualche tempo. Che non si può capire quanto è. Quindi vi lanciamo addosso un Pokémon e lo catturiamo. Sempre se non fugge prima. O meno durante la lotta. Comunque c'è un Wall of Trainer from Moen in chat. Esatto, dopo qualche tempo. Che cazzo vuol dire? Alla fine il PC com'è? Ti sta gustando? Alice Shane, facciamo una prova con la Ultra Ball, facendo un giro largo. No, secondo me non lo trovi Shiny. Perché non riesci? Che cazzo fa? Comunque devo provare a fare un Blissey tutto al massimo per vedere quanti HP c'ha. Perché già questo Snorlax ne ha 530. Quindi mi preoccupa Blissey. Ovvio che non riesci a sfruttare il potenziale. Se vuoi c'ho un paio di giochi da consigliarti, se vuoi provare però. Ah, catturato. Ottimo. Aspetti Ellen per forza. Volevo catturare Stealth, ma nada. Quello etero. Niente, torniamo indietro. Facciamo Darkrai e vediamo. Mi sa che chiudo Darkrai. Fare cosa? Che era questa? E basculi John Shiny. Non mi dispiace.
Salviamo ancora. Ah, è vero che non si può salvare in volo. Che palle. Allora, salviamo. Comunque Blissey Alpha, tutto maxato in HP, a 205, a 810 HP. Ma cazzo, era di spalle. Dai che di spalle. Esatto, alla faccia. Altro che let's go. Pikachu Eevee, catturato alla seconda come prima. Anche qua il catch rate vedo che è molto ridicolo. È finito giusti giusti, dai. Niente, si salva e si torna al villaggio e si chiude. Così, così. Vediamo le statistiche. Dovrei averle in squadra. Sì. Un attimo le statistiche. Mi sa che devo chiudere. Mi sa che devo chiudere. Madonna, più attacco, meno velocità. Beh, questo ancora ancora. Questo ancora ancora. Sì, cioè, mente con le virgolette. Ricordiamoci sempre, mente. Poi non so se ha senso mettere a farle mente e poi venderle, cioè se c'è qualche guadagno. Perché se non c'è guadagno non ha senso. Se ha qualche guadagno si può anche fare. Vabbè, direi che niente, salviamo qua di nuovo e basta. Ci vediamo al prossimo episodio. Non so se sarà il prossimo, sarà l'ultimo o meno, ma credo di sì. E niente. Ciao ragazzi, ci si vede. Buona serata.